L'Italia non è un paese per vecchi. Chi meglio di voi sa questo assunto, conosce questo assunto, tocca per mano quotidianamente il fatto che ci sono moltissimi anziani in Italia. Secondo l'Istat, che ha certificato questo che potrebbe sembrare un luogo comune, mancano all'appello quest'anno mancheranno all'appello 100.000 fiocchi rosero-azzurro, cioè 100.000 bambini in meno, è il calo demografico di cui tanto sentite e sentiamo parlare nei telegiornali e sui giornali, è un calo demografico che significa che la popolazione eh, in età pensionata rischia di aumentare, ci sono più pensionati, ci sono meno giovani che pagano le pensioni ai pensionati, insomma si crea uno squilibrio, in tutto questo c'è anche il tema del, dell'immigrazione, Crescono con il numero di stranieri, crescono il numero di figli degli stranieri, ma questi soldi dove andranno? Andranno a pagare le pensioni e le tasse o andranno invece da un'altra parte? Insomma, questo è uno dei temi. Epocali, demografici ed economici non solo dell'Italia, ma anche di tutta l'Europa. Noi di Infodata abbiamo preso il numero degli under 18 e l'abbiamo diviso per il numero degli over 65, per capire che cosa? Per capire un po' come si sta posizionando la mappa degli anziani o dei giovani sull'Italia. Come potete vedere, la mappa è comunale, per cui per ogni comune viene calcolato questo indice, per cui abbiamo un'idea di dove sono dislocati gli anziani sul, in Italia. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è insomma anche capire dove sono i, i, i luoghi insomma un pochino più arzilli e i luoghi molto più saggi e più pensosi, ma non è solo quello, è anche un invito a voi. Provate a fare un calcolo statistico piccolino nel vostro quartiere, nella vostra, non nella vostra classe chiaramente, ma nella vostra regione, nella vostra città, nel vostro comune. Vi risultano questi numeri? È, è veramente eh, questa la proporzione di anziani e di giovani, oppure ci stiamo inventando tutti noi, chiamiamo un po' di statistica, insomma, provate anche voi a giocare con i numeri e a capire quali possono essere le conseguenze di una società che invecchia sempre di più e dove le famiglie fanno sempre meno figli.